Siamo qua al groglio di Vicoforte con Abellonio Roberto, direttore provinciale di Confagricoltura, e col segretario di zona Mondovì Walter Roattino per questa prima tappa del consorzio Cascine Piemontesi qua per promuovere le eccellenze del territorio moregalese. Un momento importante per il consorzio, per i nostri produttori e per il territorio. Il consorzio è appunto un consorzio di promozione delle produzioni agricole, ma non solo, anche del territorio e di tutte le attività turistiche, agrituristiche che ci sono su questi territori. Moregalese è un territorio importante appunto per le eccellenze delle produzioni e qua ne abbiamo una valida rappresentanza. Insieme a tutto ciò che è il turismo di questo territorio. Quindi si è voluto mettere insieme questi due grandi componenti e mi sembra che sia le aziende agricole sia i giornalisti che partecipano a questo press tour ne siano pienamente soddisfatti. Quindi il consorzio è partito stamattina nella zona saluzzese, adesso siamo a Vicoforte, domani mattina saremo ad Ogliani per concludere poi sabato pomeriggio ad Alba in Piazza del Duomo dove abbiamo allestito un villaggio proprio con tutti i prodotti della provincia di Cascine Piemontesi. Siamo qua a Vicoforte, quindi nella doppia veste appunto di segretario di zona Mondovì per Confagricoltura e sindaco Walter Roattino. Sì, mai come in questa occasione mi è gradito portare i saluti, ho portato i saluti come sindaco di Vicoforte. Non dimenticando però le mie origini lavorative sono queste, la Confagricoltura, Cascine Piemontesi quindi, e quindi ritengo che l'omaggio che ha voluto Cascine Piemontesi fare proprio qui a Vicoforte, facendo questa kermesse di prodotti enogastronomici del territorio, non può farmi altro che doppiamente piacere. Uno in veste di sindaco di Vicoforte e uno sicuramente in veste di segretario zona della Confagricoltura operante a Mondovì. È stata un'occasione importante. Penso che la gente sia stata soddisfatta, abbiamo molti giornalisti presenti, credo che il nostro territorio, la nostra enogastronomia sia stata veramente ben promossa oggi e ben pubblicizzata e penso che queste cose siano importanti proprio per le nostre piccole e medie aziende agricole che operano tutti i giorni sul nostro territorio.